proseguono gli appuntamenti che Camera di Commercio e Comune di Milano dedicano al tema delle Smart Cities. Dopo il primo public hearing e l'incontro sulla Legacy di Expo, ci si confronta ora sulle opportunità che le città intelligenti apriranno alle imprese italiane e francesi. La giornata di oggi è importante in quanto ci vede al tavolo con la Camera di Commercio francese. La collaborazione tra paesi diversi è particolarmente significativa non solo per noi, che chiaramente di per sé stesso è un grande valore aggiunto, ma anche agli occhi dell'Unione Europea, in quanto sono previsti proprio bandi europei sulle smart city che privilegiano tutti quei progetti che vedono la collaborazione fra enti o città diverse. Il percorso avviato con Camera di Commercio sta avendo delle evoluzioni e vede dei progressi importanti. Proprio lo scorso venerdì la Giunta Comunale ha deliberato i progetti che il Comune di Milano presenterà per il bando regionale sulle Smart Cities. Sono 16 progetti che coinvolgono attori territoriali con un focus particolare sulle piccole e medie imprese. Questo vuol dire che anche da parte del sistema delle imprese cresce l'interesse e il coinvolgimento in un progetto che sicuramente sarà uno dei tasselli dello sviluppo urbano dei prossimi anni. E alla Francia si guarda in un'ottica di dialogo e di sana competizione. Competizione nel senso di cooperazione e competizione. Alcuni dei sistemi urbani francesi sono molto avanzati, ad esempio mi viene in mente Lione con la propria area urbana e per i progetti che stanno facendo relativamente a Smart City, ma anche per i settori produttivi che ospitano sul loro territorio. Ecco allora un esempio di applicazione smart dalle città d'Oltralpe. Alors moi je travaille pour la métropole Nice-Côte d'Azur, donc c'est cinquantaine de villes autour de la ville de Nice. Présidé par Christian Estrosi, qui a été ministre de l'Industrie, de l'Aménagement du Territoire. Et nous nous organisons pour une métropole autour des technologies de l'information et de la communication, et notamment toute la politique des capteurs, capter la qualité de l'air, capter les fuites sur les réseaux d'eau, gérer l'éclairage public, selon qu'il y a plus ou moins de voitures ou de piétons dans les rues, gérer les déchets, c'est-à-dire avoir des poubelles en ville qui sont capables de vous prévenir si elles sont pleines ou pas pleines, de manière à envoyer une voiture ou un camion au moment où il le faut. Bref, tout ce qu'on appelle la métropole interconnectée, qui permet d'ici à peu près 2-3 ans maintenant d'avoir une gestion centralisée de tous les phénomènes urbains. Et ça génère à la fois des économies pour l'administration publique, ça génère beaucoup d'activités pour les entreprises, des grandes ou des petites, et les Italiens sont très bienvenus. Vous avez beaucoup de talents dans beaucoup de domaines, notamment celui-là. Et ça génère également la venue de grands groupes.